Domanda banale, ma solo apparentemente. Che cosa avete appena visto in eh, questo video? Mentre voi pensate alla risposta, io vi dico che ho visto tanta gioia, tanto lavoro e un enorme, smisurato orgoglio di aver dato al proprio paese un successo così bello e importante come quello di Amsterdam. Benvenuto a Tadesse Abram, il primo maratonista doc che si siede al tavolo di Spornostop. Danke Grazie del vostro invito e sono molto uh, felice di essere und, qui uh, mein, uh, etwas von Sicht auch etwas e di raccontarvi qualcosa di me. Ah, beh, noi siamo molto curiosi di, di sentire, di conoscere ancora meglio eh, Tadeso e Abram e subito una curiosità mia da... 14 anni, 15 anni che sei in Svizzera, giusto? Io sì, fastidio. Sì, quasi. Quante volte ti hanno chiamato Abram pensando che Abram fosse il nome e adesso il cognome? Yeah, viel. Spesso <ride> molte persone <ride> pensano che il mio nome sia Abraham. Penso Abraham. che ricordarsi il nome Abraham sia più semplice rispetto a Taddeus. Allora devo sempre spiegare che il mio nome è Taddeus. L'hai spiegato bene, quindi nessuno, ti assicuro, si sbaglierà più. A parte il sottoscritto perché eh, capiterà. Allora, eh, corre, corre Tadesse, pare nato per questo, pare eh, che faccia questo da una vita, eppure, eppure il primo amore di questo ragazzo è a due ruote. Perché il primo amore, il primo sport di Tadesse è stata la bicicletta. Come mai in una terra come l'Eritrea, dove eh, sembrano nati tutti per correre, tu andavi in bicicletta? Non con questa, ma con un'altra. Uh, yeah, in ist, sì, in Eritrea uh, velo, uh, ist sehr, uh, la als, uh, bicicletta als und, uh, ich è più conosciuta uh, dell'atletica leggera. Ah. Und Io und andavo dann, uh, a scuola in bicicletta e così ho cominciato con il ciclismo. Eltern, I miei weil, genitori uh, non erano così contenti perché ci sono molti incidenti uh, da noi. Uh, Und con ciclisti quindi i miei genitori avevano molta paura e una volta Freunde, mi allenavo con gli, con gli amici unfall, e ho avuto un lieve incidente però la bicicletta kaputt. era e completamente dann, distrutta eh, ja, dann, eh, e allora ho dovuto iniziare ad andare und a scuola a eh, piedi e allora ho dovuto iniziare ad andare a scuola a piedi su, su uh, Musla uh, e poi se ero in ritardo è, dovevo da, correre then, è così che ho iniziato con l'atletica leggera okay. il problema è che la prima scuola era a 300 metri da casa di Tadesse la seconda era molto più lontano e quindi è lì che ha iniziato ad essere, a diventare maratoneta <ride> <ride> <Yeah>. <ride> sì. La prima scuola eh, era anche piccola, la scuola elementare, e quindi sì, la scuola era solo a 300 metri circa. Per l'altra scuola dovevo andare a piedi perché avevamo una sola bicicletta a casa. E mio fratello più grande utilizzava l'altra bicicletta per andare a scuola, io così ho dovuto andare a piedi. Mio padre ha una nuova bicicletta. Poi mio padre ha comprato una seconda bicicletta, una nuova bicicletta. Ho ricominciato con la bicicletta. Era una bicicletta da corsa, più o meno. E così ho iniziato a fare delle gare di ciclismo. Ed è all'epoca che i miei genitori non erano molto contenti. stavo pensando che. Eh, se la scuola fosse rimasta sempre vicina, oggi staremmo parlando con un campione, magari dei 400 o dei 200 metri, e non con un maratoneta, perché avete visto poi alla fine il destino l'ha portato a correre tanto, tanto eh, lontano per andare a scuola, correvi anche per fare altri lavori o altre attività, perché hai fatto anche da piccolino, facevi anche il contadino. Ja, aber ich weiß nicht ob ich sì, ma non so se ho già vissuto. Queste sono le esperienze in, uh, che ho avuto in oder in oder so, nella mia vita, eh, nella mia carriera. Erlebt. Ho avuto aber esperienze di contadino. Come bambino, però, mi piaceva fare nicht, sport. Fußball, Sicuramente, non giocare a calcio. Treben, però mi piaceva eh, praticare sport. Io sono un fan del ciclismo, però poi ho pensato all'atletica leggera. Bisogna adeguare la propria vita ai tempi, alla qualità di vita. Così sono diventato un atleta. L'atletica non era così costosa come il ciclismo. Anche per questo io ho optato per l'atletica. Sono, sono scelte che si fanno fin da, da piccolo, ma eh, curiosità, mi dicono che eh, comunque questo tuo piacere, questo tuo legame eh, con, eh, con la terra, col mondo contadino, è rimasto anche col, col passare degli anni. È più un bisogno eh, fisico o intellettuale di testa? Eh, ritrovare magari le proprie origini? È difficile rispondere. Dipende un po' dal luogo in cui sono nato, in cui sono da cresciuto. Wir, ich, eine, eine und, äh, je nachdem, Lì mit dem bisognava trovare la propria strada, e, uh, und, uh, cercare e, la, la propria von, vita di qualità di vita o luogo siamo e il luogo in cui leben. nasciamo Compte. poi ovviamente influenza il corso della nostra vita certo, ma... ormai tu sei cittadino elvetico a tutti gli effetti da più di due anni cosa rappresenta per te adesso l'Eritrea? l'Eritrea meine... resta Heimat, La mia patria originaria, il mio und, paese d'origine, uh, ja, io uh, sono ancora orgoglioso bin, di venire dall'Eritrea. Um, Perché ich nicht diese se non fossi eh, venuto dall'Eritrea, forse non avrei raggiunto i miei obiettivi. E questo mi sempre. E questa è una cosa che mi fa sempre piacere. Adesso sono svizzero da alcuni anni e sono molto contento di essere svizzero e anche di poter fare qualcosa per la Svizzera come i traguardi che ho raggiunto quest'anno. Lo capirete sentendo parlare adesso quanto è orgoglioso di quello che ha fatto e di quello che intende fare ancora. Eh, per il tuo bimbo per Elot, cosa rappresenta invece la tua terra d'origine, l'Eritrea? auch eh, natürlich. Per lui, naturalmente, rappresenta la patria dei suoi genitori la loro origine e per lui è molto bello i bambini chiedono sempre dei nonni e così e allora io posso raccontare che i suoi nonni sono lì in Eritrea anche le sue radici mm. sono in Eritrea? Ja, so ich. So viel. È così che interpreto la cosa. Mi dicono che sei un tipino tosto, tuo figlio, che già a tre anni alla prima garetta si era messo a piangere perché i più grandi lo avevano battuto e continuavano a dirti «Non è giusto, io voglio vincere». È così. Ho preso... Eh? <ride> Yeah, uh, sì, er geht immer den mit mir lui all, in viene sempre a legare con me, soprattutto so in Svizzera, anche all'estero ogni tanto. Kommen, weil, um, er fragt mir immer, e lui mi chiede uh, sempre mache, quello che faccio, so, come lo faccio. Uh, e io uh, uh, gli racconto tutto quello che er, faccio. Quindi uh, è bello so. che anche lui und, uh, venga a vedere come funzionano le cose. Yeah. Lui und vede che io cerco sempre di vincere le gare so. e anche lui, lui è contento er quando vinco das, das e und vuole er, che io vinca sempre. Vuole quindi provare questa sensazione, questo piacere. Quando lui appunto lui ha avuto la sua prima gara, ha perso, ha pianto. E io mi sono preso del tempo per spiegargli la cosa. Adesso ha capito e adesso se la cava bene. Magari gliel'hai spiegato dicendo che raccontargli che il tuo atleta preferito era questo signore. Poltergatt, che grandissimo maratoneta ma che tante, tantissime volte arrivava secondo dietro a Gebre Sì, lui è il mio modello, il mio ideale. Non solo per quanto riguarda la corsa ma anche la sua mentalità è molto professionale quello che mi er impressiona di lui è medkamp. che lui lotta sempre er nelle sue gare gegen die oder gegen lui die lotta die sempre gegen con gli side, avversari die ja, die cerca sempre di migliorare le er sue prestazioni è vero che arrivava sempre secondo dietro Gebra Selassie, però non ha mai gettato la spugna. Lui cercava sempre di batterlo e alcune volte ce l'ha fatta, e questo mi ha mi è piaciuto molto, mi ha impressionato. So anch'io ero verloren. così, anch'io ho perso und molte gare. Manchmal, uh, bist du dann, uh, A volte ci si sente ja, demoralizzati, er si avrebbe so voglia gesagt. di abbandonare. Invece er lui sagt, non ha mai abbandonato, lui ha sempre detto es. prima o poi ce es. la farò. Und er hat auch e er ce l'ha fatta. Gemacht, ha fatto un und, record mondiale so nella maratona. E questo è un atteggiamento che mi piaceva, ed è quello che ho adottato anch'io. E alla fine sono riuscito a battere il record svizzero nella mezza maratona, nella maratona, e a conquistare anche il titolo europeo ad Amsterdam. That, uh, A Zurigo avevo perso. Uh, yeah, è stato un momento difficile nel 2014. And, uh, Una grande uh, delusione yeah, per me. Però poi penso Und che mi sono meritato la gioia Paul di Amsterdam. Per eh, sì. Ecco perché Paul Tergat è il mio ideale. Si è rifatto con gli interessi. Trovo bellissimo è quello che, che ha detto Tadesse soprattutto i più giovani se lo eh, mettono bene in testa il proprio idolo, il proprio modello non deve essere per forza quello che vince sempre ma deve avere eh, delle altre caratteristiche altre caratteristiche altro personaggio che ha battuto eh, Tadesse Abram ma che è diventato, un, diventato una figura importante per lui è questo signore Victor Rötlin eh, il 7 settembre 2014 dopo Quegli europei di Zurigo, lui ha dato l'addio alle gare, da ha preso il microfono e ha fatto piangere tutti parlando di Victor. Cosa hai detto per far piangere tutti? Per commuoverli? Uh, yeah, ich habe ihm gesagt, dass, uh, Io avevo alles detto in che karriere, er lui aveva fatto tutto il possibile Man nella sua carriera. Si cerca sempre Wenn di migliorare. ci sono degli obiettivi tu, che in sono, in sono molto Schweiz, lontani. In, in però io gli ho detto che per l'atletica svizzera lui aveva fatto tanto, lui aveva migliorato molti record. E penso che l'atletica svizzera deve essergli grata, adesso lui ci lascia. Ma io spero che riusciremo a seguire il suo esempio, anche noi cercheremo di dare del nostro meglio. Hast bis hier, eh, uns und, Soprattutto uh, lui und ci aveva portato là dove eravamo in a quel momento, noi a nostra volta cercheremo di andare avanti e di portare avanti i giovani. Uh, yeah, uh, die, die, die di scema o di, di seguendo proprio di il suo esempio anche noi un giorno lasceremo l'atletica yeah, uh, però a quel punto non era il momento and di and piangere perché lui si era meritato tutti i meriti è questo che gli avevo detto eh, comunque era stata un'eredità importante ma voi, eh, Tadesse e il gruppo dei nostri atleti hanno fatto già quanto insegnato da, da Vittor, perché i risultati sono arrivati e come, proprio in occasione di Amsterdam. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio. Abbiamo chiesto eh, tre aggettivi da abbinare a Tades e Abram. A chi lo conosce eh, molto bene, i più eh, gettonati sono stati orgoglioso, buono e soprattutto riconoscente. E fra i tanti a cui abbiamo chiesto c'è anche questo signore che si chiama Luigi Nonella. Che cos'è Luigi Nonella? Cosa rappresenta Luigi Nonella per uh, Tadesse? Uh, Luigi for me is, per me. Uh, Luigi, yeah, ich kann nur sagen, beh, posso solo ein, dire che mich. è per me è come un padre. Ein also for alle, nicht nur für mich. Per tutti, It non solo per Vater. me. Però è proprio come un My padre. Mir das geht nicht oder das geht nicht oder Mio padre sagt, a volte mi dice che questo non funziona. Me, Ma yeah, Luigi Vater und, è uh, un vero padre. Ich mit ihm habe, Quando ich weiß nicht wie trascorro del tempo aber con lui, il tempo vola. Him. Mi piace stare assieme a lui, sentire i suoi suggerimenti, discutere, allenarmi. Lui è sempre lì. Quando tu hai delle domande sulla vita, lui risponde. Se ho delle domande sulla vita, lui risponde, sullo sport, sulla bicicletta. Se hai bisogno di aiuto, lui arriva subito. È un vero padre sportivo, è quello che posso dire questo. Und, um, ja, wir haben sehr Zeit, Devo dire che noi abbiamo passato Zato, dei momenti molto importanti durante Pechino, gli allenamenti eh, a Pechino, dem, eh, prima dei campionati yeah. mondiali dell'anno scorso, anche in Ticino, a Lugano. Lui è sempre presente, e sono molto contento di averlo conosciuto. Allora, Luigi, una sorta di secondo padre nella vita di Tadesse, c'è anche un fratello. Un fratello che correva veloce come, come Tadesse, e poi però ha scelto un'altra via. Adesso guida i camion. Vi, vi siete messi d'accordo perché avete detto. Tutte e due a provare a diventare dei maratoniti è troppo difficile. Allora uno lavora, uno corre e poi ci aiutiamo a vicenda. È andata così. Yeah, <laughs> sì. È divertente. Ja, <laughs> e yeah, uh, um, in Lugano ke wohnt Mio fratello ha uh, vissuto a Lugano a lungo. Here in Lugano. Uh, lastwagen. Uh, ha fatto la patente per guidare und, il camion uh, um, qui a Lugano ja, er, er hat in Eritrea, auch oder in Eritrea anche lui aveva iniziato Abde con l'atletica però ist, eh, quando è arrivato ha qui eh, kurs und ha er fatto un corso di italiano er ha lavorato a lungo und, qui uh, a Lugano Ja, jetzt fährt mit dem e adesso wagon, appunto, guida dem il camion Aber io corro invece per le strade Straße, comunque beide. entrambi <ride> corriamo sulle strade, questo è bello comunque siete uguali perché tu è arrivato a Uster, la prima cosa che hai fatto hai detto eh, voglio imparare non bene, benissimo il tedesco, tuo fratello arriva a Lugano, la prima cosa che ha detto è voglio imparare non bene, benissimo eh, l'italiano, prima mentre parlavamo di Victor Rötlin dicevi eh, speriamo di Fare qualcosa di importante visto quello che ci ha insegnato. Io ho ricordato, beh, lo avete già fatto. Lo avete già fatto perché per te Amsterdam è stato importante, ma è stato importante per la nostra squadra. Un titolo eh, a squadra, per un maratoneta che è abituato quindi a essere da solo e a correre contro, contro tutti, che cosa significa un titolo a squadre? Eh... Das ist sehr für È uns, molto für, importante für, für Verband, per la, la squadra per la federazione d'atletica ma soprattutto per noi maratonetti posso dire che posso anche correre la mezza maratona o anche la velocità per la mezza maratona per la squadra è molto importante Soprattutto per i giovani, sein, sapere che si possono ottenere grandi risultati. Das ist große für Zukunft, weil e questo dà grandi speranze per il, il futuro. Schon, eh, 20 -30. I giovani dann, hanno tra 20 uh, e 30 anni. Per noi, c'è già eh, la Meisterschaft in Londra. L'anno prossimo a Londra ci saranno i campionati mondiali e poi gli europei a Berlino. E lì sarà importante giocare come squadra. Il titolo di Amsterdam ci dà grandi speranze per ripetere lo stesso Exploit a Berlino, dove dovremo difendere il titolo. Per me e per i miei colleghi, eh, È un molto grosso importante arrivare out. a questi risultati. Siamo molto pieni di speranza. Come io alla fine ti avrei chiesto cosa ti senti di promettere eh, alla Svizzera per i tuoi prossimi impegni sportivi? Mi hai anticipato e ci hai già dato ottime notizie pensando a quello che, che ci aspetta l'anno prossimo e poi negli anni eh, a venire. Io, però, eh, prima di concludere, vorrei tornare un po' indietro nel tempo al tuo arrivo in Svizzera, perché poi tu ti sei eh, stabilito a Uster, ma il tuo arrivo è stato a Chiasso, dove sei stato per tre settimane. Hai anche detto che non è stato così traumatico per te, e questo nonostante Chiasso non sia sicuramente un luogo di villeggiatura eh, in riva al mare, perché i tuoi nonni comunque eh, parlavano italiano, retaggio dalla colonizzazione. Italiana, quindi sentendo qualche parola di italiano, ti sentivi un po' a, caso, a casa. È andata così, è vero che also, ich mi piace l'italiano. Uh, a Und me piace imparare le lingue in, in generale, e imparo Und, anche velocemente i so miei nonni viel è vero in, che parlavano sua italiano, sua heimata, italiano e nel nostro paese si sente molto eh, la lingua italiana eh, als ich in der gekommen, quando das sono war arrivato in, in Svizzera in Chiasso, appunto sono arrivato da prima a Chiasso quando sono arrivato in Svizzera Wird meinen, e ho pensato meinen, arrivando ja, in Svizzera Ankunft, che heimat, Ankunft, la Svizzera sarebbe diventata uh, uh, il mio paese di destinazione, uh, uh, però non sapevo gut. in Damals quale regione sarei finito. All'epoca io speravo di restare in Ticino perché molti colleghi, molti conoscenti si erano insediati in Ticino e io avrei voluto unirmi a loro perché altrimenti eh, non si sa, eh, non si conosce nessuno, è più difficile. Poi invece siamo stati trasferiti a Zurigo. La cosa bella è che mio fratello invece eh, vive qui, quindi non ho lasciato del tutto il Ticino e almeno una volta all'anno io vengo in Ticino, a Lugano. Oster è diventato habe. il mio comune Und, di domicilio. Um, e anche Uster è molto bello yeah. in realtà. Die ist sehr schön Comunque, la Svizzera è bellissima, è molto bello vivere in Svizzera. La qualità di vita è alta. Ich bin sehr e Io in sono, sono molto contento di trovarmi in Svizzera. È un bellissimo messaggio. Lo, lo ricapiteremo all'ente del turismo, perché le tue parole sicuramente eh, faranno eh, piacere. Tu sei arrivato a chiasso 15 anni fa, in una situazione difficile. Ora Chiasso e il confine continuano a essere eh, il teatro di arrivo di centinaia, migliaia eh, di, di rifugiati. Adesso tu che sei svizzero, eh, come, con che occhi vedi chi arriva oggi e ha tante difficoltà? Con che sentimento vivi, vivi e vedi queste immagini? Quando vedo queste immagini, Beh, ripenso. A yeah, 13-14 ah, so anni fa, auch, weil, quando eh, sono arrivato da solo, diese Leute, Problem, se queste Und, persone ehm, non avessero avuto problemi nel loro paese, non sarebbero qui. Yeah, ich kann nur Sagen, ich wünsche die, die Leute. Alles e posso solo beste, dire che io faccio i miei beste. migliori auguri a queste persone. Sagen, weil, uh, Tutto quello che posso dire: reden, si viel può viel parlare sagen, a lungo, si possono dire tante cose. Sagen, ja, alles de beste. Però io non posso che fare loro i miei migliori auguri. mi posso immaginare che fuggire per chi è abituato a lottare non sia eh, mai facile, che non sia eh, stato facile. Così come non è stato facile, anche se ad altro livello correre a Rio, correre una maratona eh, olimpica, arrivare a un diploma, un settimo posto, a un minuto e 37 secondi, se non ricordo male, eh, dal podio, a più di un mese di distanza, cosa rappresenta quella corsa per, per Tadesse? Eh, eh, prima di arrivare al ich risultato, Devo dire bis che sono molto lieto weil, di aver ja, raggiunto le Olimpiadi Sie nella mia carriera. Haben, Come es ist nicht einfach, diceva lei, non das, è facile. Eh, alles kämpfen, bleiben, lottare, und, eh, alles, tenere duro, eh, training so, alles machen, ist nicht allenarsi, einfach. fare tutto. non è facile. Mich, Soprattutto eh, per me. E la mia carriera. Ich viele, eh, Sachen, eh, verpasst, Nella mia carriera solle, personale uh, ho mancato molte tappe e quindi in queste Olympia condizioni ist, arrivare alle ist Olimpiadi ist etwas, è un grande traguardo per uno sportivo, eh, è il sogno eh, andare alle Olimpiadi. E qui sono uno di quelli. E io sono Und, uno di quelli che ce l'hanno fatta. Eh, Quindi essere alle Olimpiadi sehr, sehr era già un grandissimo traguardo. Io ero molto Und, contento uh, di andare alle Olimpiadi. Ja, dann, sehr, sehr ero molto contento di essere ai blocchi di partenza. È stato il momento più bello per me nella mia carriera sportiva. Eh, hast, Ovviamente hast quando provi sempre grande piacere, eh, sicuramente riesci anche a ottenere gekommen. qualcosa. E così dann, sono riuscito ad arrivare settimo. Eh, dem, uh, come, ich hatte e quando sono arrivato ich al traguardo ero veramente und molto große, felice. Eh, eh, e pieno di soddisfazione, che altro può das, volere uno sportivo è stato un mm. momento molto importante per me. È fantastico e soprattutto istruttivo, sentire un campione, un campionissimo, dire ero contento di essere ai blocchi di partenza, di essere al via, perché quello è il massimo eh, per, per ogni atleta. Pensando, a quelli che poi eh, decidono di non andare ai giochi olimpici pensando magari al portafoglio o altre, o altre cose, eh, beh, è fantastico aver sentito queste cose proprio eh, da un campione in chiusura, ma se noi pensiamo, hai parlato dei prossimi europei, dei prossimi mondiali, ma se con te pensiamo ai prossimi giochi olimpici, andiamo troppo oltre o sarebbe un bellissimo sogno da rivivere? Äh, uh, als Sportler Come sportivo. oder als Zeit für Sportler sagen, Olympia ist nicht weit. Den Devo nächste dire Olympia che ist le nicht prossime Olimpiadi non sono vier così vier lontane. quattro anni aber si può dire for forse sportler, sono parecchio eh, però per uno sportivo viel, non sono weil, molti ehm, die Arbeit, die il lavoro, la jetzt. preparazione inizia adesso right, de, molti di quelli che fanno sport o so, gli allenatori schon, aber, ehm, lo sanno ehm, il lavoro Und, inizia adesso sì, già il paar stunden nach olympia habe ich schon dran gedacht und, uh, dopo, uh, das wird auch schon ein a, und a und, ja ich mich immer noch weil e um, in rio hatte ich Freude gehabt, rio und Perché Warum le Olimpiadi portano veramente una grandissima Warum gioia e quindi io sarei lieto di poter Doch, ripetere questa esperienza. Ich, uh, ich e io cercherò Und, di dare uh, del mio meglio per riuscirci. Ja, nach Tokyo. E non vedo l'ora di andare a Tokyo, quindi. Beh, allora, noi siamo fe non felici, felicissimi saremo con te glücklich. a fare il tifo, We werden... a essere vicini a te e speriamo che. Questa occasione, questa operazione Tokyo 2020, tu la posso preparare anche eh, un po' in Ticino, visto che ogni tanto ci torni una volta all'anno. Ti faremo tornare magari altre volte se vorrai, proprio qui a Sport Non Stop. E ringrazio così Tadeusz e Abram di essere stato in nostra compagnia. Io, Serge, sono molto felice di ritornare. In, in Tessin, Tessin, è, è sempre bello venire in Ticino, soprattutto alla Stralugano. È un evento, un appuntamento importante per l'atletica. E come maratoneta, anche mi piace venire in Ticino, correre alla Lugano Stralugano mit dem 30 km Strecken, record Halter. Eh, tra l'altro, il la record dei 30 km, oh, poi della giri, mezza, oh. la mezza maratona. Yeah, Quest'anno yeah, sono yeah, arrivato terzo, terzo scuola, quindi venire a Lugano è un grande piacere, ringrazio dell'invito. Allora, quelli che hanno potuto sfidare Tadesse Abram Abraham alla Stralogano si sono divertiti, l'hanno visto da dietro perché ormai eh, non possono fare eh, altrimenti. Quello che non sapete voi, invece è che Tades, ce l'ha detto, viene in Ticino più o meno regolarmente, ma che ha scoperto anche la partita dei Ticinesi.